Sgombra No, nero no, a non è. me siccome mi è La rimasto Ulster. il dubbio, voleva solo guardare Oh, perché. va bene, dai, andiamo. Il segnale, la figura indica. Fatto, Fa fatto, sì, sì. fatto, fatto. È una bella fe. Falso. 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 Sì, questo è falso. 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 Vero. Vero. No, 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 vero, 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 vero. Però È vero noi questo. dobbiamo Sì, è vero. tutti per arrestarsi, perché Classic. davanti, dopo di 150 metri dopo, sì, sicuramente troviamo un attraversamento di bicicletta. Quindi dobbiamo Sì, è essere vero. pronti, è vero. Vero. Sì, questo è verissimo. Questo è vero. Falso. No, Unico falso. messo. Oh, Falso, falso, falso. falso. No, Falso. Ma sì, questo è non c'è vero. colore. Falso. No, no. È falso, falso. Alla mia zia c'è una colora di embrione. Questo è vero. È Questo è vero. falso, Sì, perché questo è possono vero. essere di qualsiasi colore, non c'entra È niente. vero. Questo è Vera, vero. vera. Vero. Bravo. Questa è vera. A, E, È vera. V, Vera. H, C. È vera, Vera, sì. vera. Vero. Perché passa prima il giallo. Perché oggi mi è venuto il Prima quiz. è Ragazzi, un falso. io posso dare un consiglio? Da bocciata 2 volte. Sì, solo una cosa, sì. Sì. Mi sentite? Sì. Sì. Mi sentite? Le do Sì. soltanto un consiglio da bocciata 2 volte. Siccome sono stata bocciata io già 2 volte, devo fare anche il terzo. Io direi la fretta, no, concludiamo niente. Sì, uno tranquillamente, perché Sì, è io so che vero. magari qualcuno capisce subito, gli altri comunque devono prendersi qualche minuto per ragionare anche sulla domanda, capito? Sì. Se uno ragiona un attimo, penso che sarebbe meglio per tutti, no? Che magari se qualcuno rimane indietro, non ha capito, perché no, non tutti sappiamo comunque leggere bene l'italiano, È vero. capito? Perché Sì. io te lo dico bocciata 2 volte, che a volte la fretta, comunque abbiamo a disposizione tanti minuti, Va bene. senza fretta leggiamo bene le domande, se magari qualcuno non capisce Ecco, qualcosa può chiedere, magari chissà un po' in più ci lo si sono può persone spiegare. che leggono, scusa, ci sono persone che leggono in fretta e altre no, non possono leggere. Appunto, e tu anche come admin non passare alla domanda successiva subito, perché magari qualcuno è rimasto e non ha capito, non avrebbe senso fare questo qui, capito? Lascia gli altri le che leggono per bene. Sì, va bene. Altrimenti non capiamo. Sì, Sì. quindi lasciamo l'admin per spiegare. Infatti. Sì, bravo. Aspetta, questo numero 32 è Sì. Falso, vero o falso? Secondo me è falso. falso. Solo per medici e il personale sanitario. Ok. Il personale È sanitario. falso. È falso, ok, grazie. Falso. Rispetto a Aspetto il fianco che procede senza da. arriva un immagina. Aspettiamo, rispettiamo. È vero. È vero. Aspettiamo Sicuramente è un vero. attimo perché io non Sì, vedo sì. l'immagine. Vero, Anche io non aspetta la un attimo. vedo. Aspettiamo un attimo. Ancora No, non non esce. è arrivato. Non è arrivato, sì. È vero, questa domanda è sicuramente vero. È vero, vero. Quindi Vediamo le però lo sai perché è immagini. vero? Lo sai perché guarda. Aspetta, ti faccio sapere una cosa. La striscia continua centrale è scritta. La striscia continua centrale. In figura si trova prima di una curva. Noi sappiamo che prima di una curva sempre troviamo se la strada è doppia senso di circolazione. Sicuramente noi troviamo una. Sì, una striscia continua, sempre troviamo prima di una curva. Sì.
Vabbè, male che vada, è falsa, dobbiamo vedere l'immagine. Puoi sbagliare. Ancora uno sonore, cavolo. È un po' lento. Sì. No, non è che, non è che problema di questo programma, problema mio, mia rete. Ah, bola salti, male che vada, torniamo indietro, dai. No. Sì, sì, sì. Ah, questa domanda è vero. Chi intende non cambiare? Non penso che è vero, perché c'è scritto dietro. Ah, scusa. È falso. È falso. Non è dietro. Chi intende cambiare le corse deve controllare chi è. Scusate, devi essere sempre davanti. Quindi è falso. Falso. Va bene, falso. Libero dietro per onesto del sufficiente. Falso, sì, è vero, è falso. Con l'assicurazione per responsabilità civile auto e scaduta valida, il veicolo deve essere sottoposto con il tecnico prima di essere rimosso. Deve essere falso. Prima di essere rimosso. Falso. Sì, è falso. Falso. Sì, il veicolo tutto terra. Quando la no, più falso. Falso. Sì. Falso. Mi sa vero. Vero. I due creati separati, vero? Sì. No, falso. Questo falso. Falso. Quando tra due veicoli e loro massa sono differenze, non è che molto tanto più sicuri. Non è certo. Più sicuri. Anzi, è più pericoloso perché la sagoma è più grande. Sì. È No, strada statale. Vero. Strada statale numero 2. Sì, è vero. Vero. È vero. Dobbiamo ripetere 5 ancora dobbiamo completare 5 e 34 è un segnale di secondo me quello è vero forse però purtroppo ma io vedo solo un pezzo nella domanda questo è vediamo solo la metà vediamo che dice su internet va bene. Fratello mio, che hai fatto? Sei tornato indietro. E la domanda come le vediamo adesso? Vero. Ci sono altri è vero. Vero. Altri sono altre immagini. Mi sei? Sei rimasto. Scrive. Vero. Questo è falso. Questo è falso. Dove sono i segnali? Il segnale è penso quello del fuoco tipo è falso tipo questo ecco sì, è falso è falso allora falso. Perché è falso? Perché questa guarda. Però dobbiamo fare attenzione sempre. No, questo è vietato. Come riesci a attenzione? Questo è vietato. Se tu non ce l'hai per sperimentare. Ah, pensavo scusa, no, voglio sì. Divieto di vedo io. Che passa. La 34 vero questo è il segnale di dare presidenza sì è vero
È vero, perché è un segnale di precedenza. È vero. È vero. Oddio, Mocella, dobbiamo quella legge. Che ansia, ragazzi. Tanta ansia. Vediamo un po'. Io do uno o due errore. Uno o due errore per me. Madonna. No, no, state lancerato. No. Ma fate una cosa. Chi ce la più rete più bene, organizza lui. Forse più meglio, perché mia rete non è molto bene. No. Ma è stato cancellato? Sì, forse. Però sicuramente tutto è 0-0 errori, sicuramente. Ma non penso. Dobbiamo guardare il risultato. Fai, chi ce l'ha più bene? Chi facciamo finta che abbia fatto. Chi ce l'ha più bene? Facciamo un altro, ma... dai. Ma scusa, ma sì, Armin, ma se tu riesci a scaricarti guida e vai, non è meglio? È andato via. Sì, io anche preferisco vai. Seguo questa, vai, sono le stesse. Ragazzi, io arrivo, vado a portare i bambini a letto e arrivo. Va bene. Guida e vai, trova le stesse domande che trovi alle zone. Aspetta, non lo so dove trovo. Vediamo. No, questi sono miei, no. Non abbiamo messo quello ultimo? Sì, questi sono miei. Dai, facciamo un altro. Con quale programma? Facciamo con... Ma si riesce anche, possiamo fare un altro di... Quale? Un altro sito. Ma io te consiglierei... guida e vai, quell'applicazione l'ho usata anch'io e a volte non ti fa vedere il segnale e tutto il resto e ti cancella le cose così all'improvviso. Se tu riesci ad andare su guida e vai, è ottima quell'applicazione. Sì, è vero, quella la uso anche io. Quella la uso sempre. Qualcuno che si usa Galileo, io perché ogni tanto uso Galileo, quindi comporto molto benissimo. Qualche volta sì, capita, però altre volte non ti fa vedere il segnale. E anche se magari fai, diciamo, deve fare la domanda a caso perché non vede il segnale, altrimenti la salti e te la dà come errore, giustamente. Italiana. Questa è inglese. Inglese, oh. Io non capisco. Eccomi, i bambini sono andati a letto. Ancora inglese. Perfetto. Ma questo è in inglese, no? Sì. Mo lo metto in italiano. Ma sì, dai, il primo giorno è andato così, dopo se esercitiamo bene, pian pianino. Sì. Può capitare l'imprevisto, io lo dico perché anch'io ho fatto il corso di OS con Zoom, non è facile. A volte pure tipo le infermiere che erano admin, a volte diventavamo noi admin, quindi era un casino, mamma mia. Ok. Questa com'è? No, questa non è. Guida e vai si chiama.
questo è partito appunto, anche questo è bene, non è male. Questa. Oh, scusa, amore. È in quello che lui preparare un programma. È in quello che lui finisce di preparare il programma, ma chi è straniero? Come si trova studiando nella vostra lingua? Perché io non ce la faccio. No, non ce la faccio perché tipo, vabbè, la mia madrelingua è spagnolo. Che è molto simile all'italiano, però io ho provato una volta tipo a mettere la mia lingua le domande, vedete, sono diverse, nel senso che il spagnolo magari vuole dire una cosa, sì, anche da noi, vedete, anche da noi, tanto uguale. Vedete, io no. Sì. Non è tanto. Potete anche ingrandire lo schermo, volendo. Sì, così va bene. Ma sì, dai, se non finiscono questi 40 minuti. La prima è falsa. No, è vero, perché A, questa A, deve dare la precedenza ai veicoli, e è un S. E è giusto, hai ragione. Nella sua destra. Sì, vero. Vero. Poi. Oddio, io di responsabilità civile non ne capisco niente. Sono onesta. Sono onesta. Sì, è vero. Secondo me è vero. Vero, è vero, è vero. È vero. È vero. Caso di incidente, la maschilità. Sono della strada. Ah, un'abbondanza. È vero, anche la terza. Vero. È vero. È vero. Vero. È vero. Vero. È vero. Il momento della strada può significare salvare la vita. È vero. La vita, è vero. Vero. È vero. La striscia bianca laterale discontinua in figura si prepara la vero. 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 Sta vero. La prezzo. Vero. Sì, però, è vero. Attenzione con questa domanda. Vero. Chiedo scusa, solo una cosa. Sì. Perché io mi confondo con la numero 6. Vai indietro. Detto per con la domanda numero 6. Per questa 6. Parte. Io non ho visto di lì a fuori. Perché la domanda numero 6. Sì, la domanda era volta, c'è una domanda. C'è una domanda sul quiz che si può trovare. Anche in una, non mi ricordo se è un passo carabile o una, oddio. Una pista ciclabile? No, o una per accelerazioni? No, mi sembra che è una un passo carabile, l'ho vista, una è proprio simile, però vabbè. Io non ne so tanto di questo. Se ha detto vero, lo possiamo vedere. Vero, vero. Numero 8 è falso. No, 7 abbiamo già fatto. 7 abbiamo fatto. Ah, scusa. No, sì. No. 8 falso. No, 8 è falso. La 8 è falso. Sì. Vero. 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 È vero. È vero.
Questo è vero, no, no. Anche 10 vero. È vero. Io stavo vedendo se le vengono principalmente per far forte. Ah, 10 è vero. Non ho deciso, 10 chilometri all'ora. Questo numero 10 io non lo so. Le 11 falso. Falso. Perché falsa? Perché no, non è falso. È falso. È falso alle 11. Perché pedoni? Perché non è falso. Perché... È falsa, falsa. Sì, questo solo è pista per ciclabili. Ok. Allora, andiamo a 12. Falso. Falso. Quello è falso. Sì. Mm-hmm. Infatti la domanda è numero 10 o 9? Il limite? Quale? 9? Va avanti. Perché se qualcuno non ha capito, se qualcuno non ha capito la domanda... Quello sarebbe un ponte, la 12, sarebbe un sottopassaggio, diciamo, dove magari ci entrano i camion e non devono superare quell'altezza. Sì, altezza, sì. Altezza di 3,50. 5, sì, 3,50 metri. Sì. Quindi il segnale raffigurato indica un passaggio alto, è vero? No, non è che no. Passaggio alto. No. Ah, dietro. Alto significa più di... No. Sì, è più... Questa domanda la posso spiegare io. Sì. Il segnale raffigurato indica un passaggio alto 3,5 metri. Secondo me la domanda è vera. No, non è vera. Non è vera. I veicoli che hanno un'altezza superiore... a 3,50 non possono passare, si può trovare c'è un ponte o una galleria, non mi ricordo comunque. Aspetta, adesso ti spiego io. Guarda, aspetta. Il segnale raffigurato indica un passaggio alto 3,50 metri. Non è che un passaggio alto 3,50 metri. E vuole dire, una macchina, un autoveicolo può transitare fino a 3,50 metri, quelli che massa. Mm-hmm. Avete capito? Quindi, sì, quindi è divieto di un veicolo di altezza superiore a 3, non si può entrare. Sì. Non può entrare chi lo vieta il transito, sarebbe vieta il transito a... alle autovetture superiori a 3,50 metri alte. Ma scusate, ma questa l'altezza non è per il passaggio, ma per il veicolo. Sì. Allora di chi ha la domanda? Allora la domanda è falsa. Sì, sì, sì. Brava, è vero. Adesso, come mi hai detto così, ho ragionato di più. Grazie. A te. Perché qui dobbiamo studiare un po' tutti. Questo è falso. È falso, sì, è falso. Allora. Vero, 14 è vero. Noi non possiamo sorpassare sulle corse di accelerazione, anche pure di accelerazione. Vero. Non lo so questo. Questo è vero. Per entrare autostrada pure per uscire dall'autostrada, quella corsia si chiama. Non puoi sorpassare. Sì, sì. Perché è molto pericoloso. Sì. È vero. 15 è vero. Vero. Che è una strada con minore. È vero. È vero. Macchina vero. Vero, 17 è vero. Noi dobbiamo usare sempre luce anabbianti. Vabbè, io voglio solo leggere, perché io non sono riuscita neanche a leggere, neanche a capire la domanda. Durante la marcia sull'autostrada,
sinistra, destra o buona principale. Obbligatorio lo uso. Obbligatorio. Le proiettori hanno abbaglianti anche di giorno, è vero. A volte si deve anche ragionare sulla domanda per riuscire a capirla. È vero. È vero. No? Distanza minima. Cioè... Falso. È falso. Falso. Vero. 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 Quinto no, falso, perché non posso essere disabilitato, sì. È falso. Sì. 22 falso. Falso 22, perché non possono transitare falso contemporaneamente. Bravo. No. Passa prima la E, poi la C e poi la L. Falsissimo, falso. Sì, è falso questo. Falso. Falso. Vero. No, vero, solo presenza di apposite strisce di parcheggio. Sì, sì. Vero. Vero. Falso. 25. Sì. 25 falso. 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 Vero. Le aree vero. Fuori da c'è tre abiti. Vero. Che cosa sono le aree di intersezione? Incroci. Incroci. Un incroci. Incroci. Un incroci. È vero. Vero. Incroci. Intersezione o un incroci? Ok. Vero. A questo falso, perché catadioti e non ha proprio luce. Bravissimo. È falso. Perché io, infatti, pure io ho la problema con questa cosa. È catadriotici. Infatti, io non riesco neanche a pronunciare. Perché il catadriotico. Oh, comunque, spiego, perché qua si deve anche spiegare. Quella cosa del catadriotico, come caspita si chiama. quelli sarebbero. Sì, infatti, non riesco mai a pronunciare. Quelli in luci bianchi. Sì, infatti che si mettono dietro, che io so che sulla il rimorchio appendibile. Brava. Sono a triangolo, appendice, sì, sono a triangolo e anche mi sembra sul rimorchio, se non sbaglio. Comunque sul rimorchio a triangolo, sì. Anche sull'appendice. Scusa, dimmi. La 28. 28 abbiamo fatto il segno della fede. A me 28 è andato su, non la vedo più. Sì, infatti anch'io. Ecco la segnaletica break. In cui bisogna... Vero? Sì, è vero questa. Il motore può diminuire se è il peso. Il motore può vero. Diminuire. Vero. È vero. È vero. Vero. Perché noi dobbiamo avere, sì, un modulo con le equipe stampate, sì. Dell'assicurazione. Sì. Falso. Oh, sì, vero. Con segnale triangolo. Vero. 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 È vero. Falso. Vero. Falso. Vero. Falso. Questa è una... Questa è a trabocchetto, questa domanda. È vero, l'uso corretto delle strade comporta che si proceda a velocità elevata per non creare pericolo. Se tu non ti detieni a leggere bene. Vero. Questo è
è vero. In chiappettano. Ufido. Falso, perché non è lunghezza, si sì, vuole dire distanza. La distanza. Sì, la distanza. Sì, bravo. Vero. 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 Vero, dobbiamo evitare. Vero anche questa. Vero. Falso. 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 Vero. Vero. Non è considerato così, è vero. Vero. È vero. Questo è falso, perché non c'è falso. Nulla di... Falso. No, falso. Non è che falso. Io voglio dire che dobbiamo aspettare. No, questa per bambini penso vera, non è falsa. No, 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 è falso. Falso. No, no, aspetta, non più, no chiudere, non chiudere, scusami. Non chiudere, per piacere. Gli anni raffigurato preavviso e l'obbligo di arresto alla frontiera. Falso, falso. Questa è falso, questa 40. Sì, falso. Falso, avevo messo falso. Vabbè. Perché adesso non sì, chiudila. Aspetta un attimo, qualcuno lo può spiegare, per piacere. Che me lo spieghino. Perché io so che questa comunque non so che appartiene alla comunità europea, però diciamo non è Italia. Siamo di frontiere di cosa? La Francia. Sei con un'altra frontiera. Un chilometro entriamo. Per esempio, quando lasciamo l'Italia con la macchina, troviamo questo cartello, per esempio, al confine con l'Austria. Trovi uh-huh. questo cartello, però c'è scritto Francia, perché noi non siamo in Francia. Stiamo uh-huh. uscendo dall'Italia. Magari dice o Italia, oppure se entri, che ne so, in Austria o in Germania, c'è questo cartello e dice tra un chilometro... troverai il cartello di frontiera, cioè che stai entrando in un altro paese. Certo. Adesso sono arrivato, perché no. tra questa domanda e anche quella di fermarsi alla dogana. Alla dogana, quella c'è scritta. Un'altra cosa. Confuso entrambi là, sì che obbligatoriamente ti deve arrestare. Sì, mm-hmm. alla dogana. Sì. Parco doganale, si chiama parco doganale. Io chiedo, ragazzi, non è che voglio insistere, voglio capire, capito? Sì, 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 capito. Bene. Così capiamo anche noi. Siamo sì. vero, la domanda è la 40, è vero? No, 40 non è vero. Non è vero, è falso. 40 è falso. 40 è falso. Chiudiamo. Chiudo. Sì, sì. Un errore. Andiamo a vedere subito l'errore, ragazzi. La nostra vittoria. Eccola. Hai visto? Prima ho detto falso. Quale che non l'ho vista? Questa 32. L'uso corretto della strada comporta che si preceda a velocità elevata a non creare l'intralcio. Io avevo ragione. È vero. Ah, è vera. Falso. L'uso corretto della strada comporta. Falso. L'uso corretto della velocità elevata per non creare l'intralcio. Che per esempio, se abbiamo... una macchina spiego io, aspetta un attimo, guarda. Bravo, vai. Sì. Uso corretto delle strade comporta, qui loro vuole dire corretto delle strade comporta. Se tua velocità questa è strada, velocità massimo come un'autostrada 130 km
Se tu vai velocità procede a velocità elevata 8 di è un esempio 150 per non creare un intralcio, sì, e non creare un intralcio, però non è che è un una modo di corretta dell'essere da comporta. È vero, la velocità alta, è vero. Allora, abbiamo fatto. Ma questa non era. No, ci sono due domande che si assomigliavano. Non era quella domanda che aveva detto io che era tipo a travocito. Perché questa domanda 32, io in quello che ho capito io. Mi sa che questa è che hai detto tu. Sì, sì, di questa hai detto 32. E l'uso corretto dell'estra comporta che si proceda a velocità elevata per non creare pericoli entranti. Dunque, io comunque la domanda è sempre comunque a trabocchetto. Però infatti quello già l'hai detto. De quello che ho capito io, nel senso sì, magari si può creare intralcio anche viaggiando a velocità, nel senso lento, no? O sbaglio? No, è vero. Tipo, sì, magari tu vai sì, senza motivo, no? Perché io ho visto delle domande sul quiz. Magari senza motivo vai a velocità bassa in una strada che comunque se va a velocità un po' più alta, no? Può creare anche quello intralcio, perché giustamente non ha necessità di andare piano e vai piano può creare intralcio, giusto? Sì, giusto, però loro non vuole, sì. Loro vuole dire... Sì, 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 loro vuole dire una corretto della strada comporta. Corretto della strada comporta significa se la velocità indicano massimo 130, tu non puoi andare elevata, tu non puoi andare con velocità elevata, come significa 140. Certo. Significa questa, non è problema, sì, primo giorno abbiamo fatto un errore, domani sicuramente viene 0-0 errori. Con 0 errori. Giuro che io non le sto capendo ancora questa domanda, sì, me le faccio le screen così vado a studiarla a fondo. Brava. Va bene, ciao, ci vediamo domani, facciamo domani ancora. Buonanotte, ciao. Buonanotte, ciao, grazie. È stato un piacere. Ciao.